non sentivo più fare niente. Eccola! C'ha da fare sti giorni con le recite. Sale. C'è la sua stessa signora che non c'è la più. Restaurante allusivo. Bene, allora iniziamo così. Ci troviamo oggi un po' per fare sia un sunto di quello che è stato fatto, sia quello che poi abbiamo intenzione di continuare e di fare. Parliamo di bullismo e cyberbullismo. Quest'anno, con la collaborazione della scuola, qui abbiamo la dirigente scolastica, che, con la collaborazione della scuola, l'amministrazione comunale e un'equipe di persone, tra cui la SASO prima di tutto e il signor Russo, che è un grosso esperto della materia a livello nazionale e direi che ha anche consulenze all'estero spesso, abbiamo messo in piedi un progetto che è attuale ed è comunque scottante, parlando di bullismo tra virgolette, ma soprattutto di cyberbullismo. Quindi sappiamo i rischi a cui vanno incontro i nostri ragazzi, per cui noi abbiamo ritenuto tutti assieme che è bene che i nostri ragazzi siano informati e soprattutto non solo i ragazzi, ma i genitori e anche gli insegnanti, perché nonostante ognuno di noi giochi con il telefonino, forse Pina un po' di meno, quindi si riesce quindi a capire i messaggi particolari o strani eccetera. Molti genitori non conoscono, magari hanno WhatsApp o altre cose, però forse non capiscono quale può essere il pericolo, soprattutto i ragazzi e gli insegnanti, ancorché ovviamente tutte persone acculturate, però magari non hanno la facilità di giocare con telefonino come i loro figli, perché oggi sono ragazzini di 6-7 anni che ti insegnano, come se, anche di 3, come si usano, dove si va, cosa devi fare, si è bloccato, lo dai al ragazzino, lo sblocca e va dove gli pare. Per cui abbiamo avuto diversi incontri che poi vi specificheranno loro che l'hanno seguiti più da vicino, con le classi, con gruppi classe, abbiamo avuto un incontro con gli insegnanti e un incontro con i genitori. Sì, insieme, genitori e... Genitori e insegnanti, che quella volta sono venuto pure io a quell'incontro, l'abbiamo fatto su all'auditorium. Sì. Io non c'ero. Forse. No, è vero. Io avevo però detto... aveva un altro. Sì. Allora, siccome che non ci piace che si fermi lì, ecco che prosegue sin da subito con questa guida teorico-pratica che adesso vi verrà spiegata, e ovviamente stiamo cercando di mettere in campo sempre con la scuola la prosecuzione, anche perché non è stata mirata a tutti i ragazzi ma alle quinte e le quarte, le seconde e le terze medie. Quindi l'anno prossimo ci sarà chi va in seconda dalla prima, e quelli che vanno in terza media, se lo ripetono, non è male. Ecco, per cui vorremmo continuare, magari forse allargandolo, non so se vale la pena, anche alle prime, vediamo insomma che cosa si può fare, anche in base a quello che poi ci dicono gli esperti. Target si è abbassato molto. Esatto, siccome che si è abbassato, allora vediamo, chiaro non lo possiamo fare dalla prima elementare alla terza media perché non c'è materialmente il tempo, peraltro, per fare tutto. Ma ci vorrebbe una disponibilità anche economica. Oltretutto, ecco. Però stiamo cercando di fare dei passi, perché ci interessa ovviamente che questi ragazzi, che fondamentalmente ai quali noi piano piano lasceremo la società,
sono loro che crescono, che riescono a crescere perlomeno coscienti di quello che, a cui vanno incontro. Io mi fermo qui, ringrazio i presenti, quindi cominciando da Pina, che con la scuola ha, io direi che è stata la sua vita, ha un amore particolare. 50 anni di servizio. Ecco, e tuttora volontariamente fa servizio, quindi insomma è cresciuta, è vissuta e cresciuta per la scuola. Ecco, la nostra dirigente scolastica che quest'anno ci ha dato una mano notevole e quindi che la ringraziamo, siamo stati possibilmente in contatto, quello che abbiamo potuto fare assieme, sia le stupidaggini che la serranda che si rompe, però anche le cose importanti insomma a livello dei ragazzi. Il dottor Romano Vecchi e Ludovica Cesari, che sono quelli che hanno seguito un po' più dal punto di vista, ovviamente il mestiere loro, non è il mio, è psicologico per la SASO. Allora a chi passo la parola per spiegare qualcosa? Se la preside intanto ci vuol dire qualche cosa? Soltanto qualche diciamo riflessione sul progetto che è stato realizzato quest'anno. Allora, la scuola già da tempo aveva avvertito questa necessità, cioè affrontare il problema, però affrontare il problema come? E noi non abbiamo all'interno del personale scolastico professionalità che possano seguire la cosa in un certo modo, e quindi quando c'è stata la possibilità di collaborare col comune e con gli esperti siamo stati ben contenti di tutto questo. Penso che il progetto sia, abbia già in parte un po' dato i suoi frutti, perché se non altro i ragazzi sono stati indotti a riflettere su quelle che sono azioni che loro compiono quotidianamente, sull'importanza e sulle conseguenze che determinate azioni possono avere. Se non altro perché questa mattina, facendo il giro delle classi per altri motivi, di natura assai diversa, c'era la consegna di alcuni diplomi, a un certo punto io ho chiesto: ma voi vi immaginate per quale motivo io insieme alla signora Citaroni e ad altre persone siamo qui in classe da voi? E sto ragazzino risponde: ah, per il cyberbullismo, quindi... Voglio dire, questo discorso cyberbullismo è stato assolutamente colto dai ragazzini. Quest'anno si è pensato di coinvolgere le seconde e terze classi, però si capisce bene che si tratta di nativi digitali, spesso e volentieri di fronte a queste strumentazioni che per noi possono essere più o meno una novità, loro ci sono nati, e i genitori già a pochi mesi, magari chi è il genitore che non lo mette davanti ad un tablet, e quello inizia a smanettare. Anche perché rimangono incantati di fronte a queste strumentazioni. Sono buoni. Questo è quello che vogliono i genitori, magari non si rendono conto di quelle che possono essere le conseguenze, perché tutto quello che, tutte le problematiche che emergono riguardano proprio questa leggerezza e superficialità nel considerare lo strumento sicuramente valido sotto altri punti di vista, comunicativi eccetera, però deve essere un uso coscienzioso dello strumento, e questo manca sia nei genitori e sia nei figli, perché nel momento in cui si sono create delle situazioni particolari per cui la scuola è dovuta intervenire, di fronte alle risposte dei genitori io sono rimasta un po' sconcertata. Sembrerebbe a volte che la scuola segue una strada tutta sua e i genitori una strada completamente opposta, quindi questa collaborazione scuola, famiglia e altri soggetti presenti sul territorio è sicuramente importante, almeno ci ritroviamo a fare tutti quanti le stesse cose, perseguire gli stessi obiettivi, ma condividere anche una certa visione di quelle che sono le problematiche che interessano la società e la scuola, no? Perché prima che essere alunni dell'Istituto di Porto Recanati, i ragazzini sono cittadini di Porto Recanati, quindi
La scuola si inserisce in un percorso lungo, significativo, di crescita di cui si devono fare carico un po' tutti quanti, quindi la scuola e la società portorecanatese nello specifico in genere, nel senso che di fronte ai ragazzini non è responsabile solo la scuola, siamo responsabili tutti quanti, scuola ed extra scuola, perché le finalità educative non vengono perseguite soltanto in ambito scolastico, vengono perseguite un po' da tutti quanti, no? Dalle famiglie, da chi, dai gruppi più o meno organizzati, possono essere gruppi scout, non so, la prima cosa che mi viene in mente, ma tutti quanti contribuiamo alla crescita dei ragazzini, quindi in questo senso la collaborazione col comune è assolutamente ben accetta, anzi era quello che noi come scuola volevamo realizzare da tanto tempo, no? Sederci insieme, capire quali sono le esigenze, perché la scuola non è scorporata dal contesto sociale, la scuola sta là, la scuola dovrebbe essere fatta a mio avviso anche fuori dalle mura scolastiche, perché è una visione un po' diversa della scuola e la si deve intendere in modo diverso, ecco, imparano di più i ragazzini fuori che non dentro, anche perché in percentuale si dice che il 70% delle loro conoscenze le acquisiscono fuori dalla scuola e non dentro la scuola, e questo dovrebbe fare riflettere un po' tutti quanti noi. Quindi sono stata contentissima anche di ascoltare di ascoltare gli esperti che hanno seguito da vicino il progetto e di confrontarmi con loro, perché pur avendo una vaga preparazione al riguardo in realtà ho numerose dubbi e perplessità, ed è bene che diciamo ognuno faccia il suo. E per fare però, per collaborare e contribuire tutti quanti alla educazione di questi ragazzini, bisogna che si faccia sinergia fra varie figure professionali, anche al di fuori della scuola, ma non per questo meno importanti rispetto a quelle degli insegnanti. Grazie. Pina, vuoi aggiungere qualcosa? Ci fa piacere. Quando il dottor Vecchi, per conto della SASO, ci ha proposto questo progetto e il percorso, ci siamo un attimo confrontati, io che seguo la scuola e chi segue le problematiche giovanili, ci siamo confrontati e abbiamo detto sì, è necessario, perché vivendo in questa realtà sappiamo anche che ci sono casi che danno da pensare, ecco, diciamo così. E quindi siamo stati a scuola, la preside, così come vi ha detto, è stata molto contenta di questa proposta e siamo partiti. Quello che intendo dire io in aggiunta a questo, noi stiamo meditando sempre, io che seguo la scuola, che segue le politiche giovanili e lo sport, stiamo meditando su percorsi o attività da fare anche nel periodo libero, nel dopo scuola, nel periodo delle vacanze, per creare momenti in cui il bambino o il ragazzo si senta attirato, incuriosito da qualche cosa che è un valore, perché spesso abbandonato a se stesso o al gruppo viene attirato da qualche cosa che è disvalore. E quindi stiamo lavorando e abbiamo già chiesto alla preside un incontro per questa mattina, lo abbiamo rinnovato sia alla preside sia ad alcuni insegnanti, perché vogliamo in collaborazione con la scuola mettere a punto dei percorsi. Abbiamo parlato per esempio questa mattina con la signora Mirte del progetto di musica, perché vorremmo, ecco, utilizzare alcune attività o alcuni percorsi, come dicevo prima, per spostare l'attenzione dei bambini e dei ragazzi su cose che abbiano un valore. Quindi adesso metteremo a punto dei percorsi, ci confronteremo con la scuola e se ne abbiamo le possibilità intendiamo fortemente andare avanti su questa strada. Grazie Pina. Dottor Vecchi. Allora iniziamo a presentare la guida.
e la guida arriva in un momento dopo aver fatto una serie di incontri con le ragazze, quindi è un po' la conclusione di un progetto e anche un avvio di una ipotetica futura continuazione di queste attività. Allora, tanto per essere logici nell'esposizione, io adesso passerò la parola alla psicologa Ludovica, che è stata un braccio destro forte in questa organizzazione, perché in poche, in sintesi, ci dice quali sono state le attività che hanno preceduto questa guida e poi vedremo come la guida si innesta su queste attività. Romano, scusate, ho detto una cosa, cioè questo progetto sì, non è ripetibile perché deve essere finanziato, ripeto, un consultivo, no? Però, di una fase. Però il progetto può andare avanti o come funziona? Il progetto può andare avanti, però siccome no, il progetto, come è stato detto, può andare avanti. Però siccome, come tutte le cose, per muoversi hanno bisogno di energia purtroppo economica, ecco, se troviamo le sorgenti, noi da un punto di vista di associazione faremo la nostra parte, però ovviamente gli operatori che fanno questa parte, un progetto completo, hanno bisogno anche di essere sostenuti in qualche modo, no? E allora, io pensavo che era una cosa, un progetto di lunga. Sì, certamente, questo, la sua, noi speriamo che non si fermi mai. La sua lunghezza sta prima in questo, che le classi che non sono state raggiunte con questo sistema possano essere raggiunte l'anno prossimo. Però per altre iniziative simili, anche su temi paralleli a questo, soprattutto in vista dei genitori, occorre trovare energie finanziarie nuove per poter fare progetti nuovi. Adesso passo la parola a Ludovica, che ci dice che cosa è stato fatto per i ragazzi, perché l'intervento sui ragazzi è stato, se permettete una parola, un martellamento, perché abbiamo avuto tanti incontri, tanta materia da presentare loro, che li abbiamo trattenuti, scuola permettendo, molte ore in attività. Allora, questa è violenza. Mi aggancio un attimo a quello che... Allora, io sono Ludovica Cesari, sono la progettista e coordinatrice dei laboratori per il progetto Attiva l'amicizia e esperienza per bullismo, e per iniziare mi aggancio a quello che ha appena detto Romano Vecchi e poi alla fine forse mi integrerò un attimo quello che è stato detto da Martina Zaccari, dalla preside e dal sindaco. E, sì, è stato impegnativo per i ragazzi, ma il motivo è questo. A differenza un po' degli altri progetti, di altre iniziative, quello su cui noi abbiamo lavorato come psicologi e pedagogisti è stato proprio un sporcarsi le mani, cioè entrare dentro le classi e lavorare proprio con il gruppo classe, sulle relazioni. Questo è stato quello che abbiamo fatto ed è stata la ricchezza e il valore aggiunto del progetto. Perché abbiamo messo in piedi sì, una forza che andava proprio a lavorare con i ragazzi, nelle relazioni proprio tra loro, per sensibilizzare i ragazzi al fenomeno del cyberbullismo, delle prepotenze, quindi dei maltrattamenti tra pari, e poi anche per valorizzare quelle che sono più le competenze che poi vanno verso un atteggiamento di amicizia, un atteggiamento di negoziazione dei conflitti, di cooperazione tra pari e di tolleranza. Queste sono un po' le abilità psicosociali che la scuola, in integrazione con effettivamente questo progetto, comunque con esperti esterni, poi insomma, ha il compito di poter sviluppare e potenziare. Detto questo, una panoramica delle attività fatte. Allora,
le cose più importanti sono state queste, ovvero una assemblea in plenaria, quindi utilizzando lo spazio dell'auditorium, proprio dedicato ai ragazzi per sensibilizzarli al fenomeno, ma anche un'assemblea che non poteva mancare con i genitori, di sensibilizzazione e di informazione. Per fare questi due passaggi, quindi sensibilizzazione ai ragazzi e genitori e insegnanti ovviamente, coinvolti nel progetto, è stata utilizzata un'associazione esterna, quella di Luca Russo, come ricordava prima il sindaco, che proprio ha potuto informare i ragazzi e i genitori sugli aspetti più di tipo legale. Poi siamo arrivati noi, che veramente siamo entrati in classe, due esperti in ogni classe, abbiamo condotto questi laboratori, questi workshop, in cui abbiamo fatto dei lavori per i ragazzi divertenti, ma anche d'impatto, perché comunque i ragazzi hanno potuto riflettere, ragionare, assimilare quello che era stato detto in assemblea, no? Quindi dal punto di vista sia legale, ma poi anche a livello delle relazioni sociali. Quindi questo è stato il valore aggiunto, penso, del progetto. Penso che sia importante dare magari qualche numero un attimo, perché è importante l'impatto che ha avuto questo progetto. Quindi ho preso proprio lo specchietto con le ore. Allora, l'intervento per i ragazzi sono stati in tutto di 6 ore e mezzo a classe, quindi questo è stato poi la parte proprio più importante, ok, più di succo del progetto. Poi abbiamo avuto 2 ore per i genitori delle classi coinvolte in un'assemblea, per gli insegnanti delle classi coinvolte, sia che hanno partecipato nell'assemblea, sia che si sono trovati presenti all'interno della classe, quindi hanno potuto vedere e osservare il modo in cui abbiamo lavorato, quindi anche, no, prendere dei pezzettini, sviluppare anche loro qualche, no, competenza riguardo a questo, comunque il modo di affrontare la tematica, un totale quasi di 10 ore. E poi sono stati altre ore, in cui gli insegnanti sono stati coinvolti soprattutto proprio nella presentazione del progetto, nella messa a punto, nel coordinamento. Ovviamente il progetto non si è fermato qua, perché sicuramente per le famiglie possiamo fare di più e possiamo mettere a disposizione degli spazi in più per poter discutere e confrontarsi sia con la scuola che con gli insegnanti, ma soprattutto ecco il ruolo della SASO, Associazione Salute e Solidarietà, che si propone proprio di creare poi in futuro uno spazio per le famiglie rispetto a questo, in collaborazione con la scuola e il comune. Ovviamente la guida, e ora rilascerò la parola a Romano Vecchi, è importante perché è così, una cosa che si lascia ai ragazzi ma anche alle famiglie rispetto a quello che si può fare proprio per prevenire e per recuperare delle situazioni, ok? Quindi uno strumento proprio che serve come stimolo di crescita, uno strumento proprio utile per i giovani e per le loro famiglie. L'ultima cosa, integro un po' quello che è stato detto, è questo, cioè che proprio l'identità dei ragazzi, no? Adolescenti, è delicatissimo questo argomento, è delicato soprattutto in un momento socioculturale come quello odierno, insomma, in cui i nativi digitali hanno a che fare con una grande, grandissima parte della loro identità che si sviluppa online. E quindi comunque c'è questa zona che è difficile da controllare, da monitorare, ma quanto anche spazio c'è per la condivisione genitori e figli, e quanto effettivamente iniziative come queste possono mettere in contatto le persone coinvolte affinché i figli crescano in maniera sicura e serena e possano utilizzare lo strumento di internet, cellulari e nuove tecnologie come strumento positivo di vantaggio, ok? E quindi meno abbassare i rischi, abbassare il livello di rischio, questo è quello che si vuole fare e che è fondamentale, perché proprio c'è la questione dell'identità che è delicatissima in questo momento, nel momento di sviluppo dell'adolescenza. Cioè, voi vi siete limitati squisitamente al fenomeno del bullismo, cyberbullismo, oppure avete affrontato anche i pericoli della rete? A me prima ho detto che si è abbassata di molto l'età adolescenziale di chi fruisce di internet, abbiamo proprio una questione di sexting, aerosol, parlando, eccetera, eccetera. Questi temi non li avete affrontati, siete rimasti solo su questo aspetto di cyberbullismo. Allora, quando... Una domanda che poi la preside ci può anche integrare. Durante questo percorso in cui avete avvicinato crescendo a lui, avete intercettato delle situazioni anomale? Io dico anomale,
Insomma, sentiamola. Sì, sì. Allora, senz'altro con i tempi a disposizione e con il programma da progetto, noi ci siamo concentrati molto sul cyberbullismo, nel senso proprio del maltrattamento online, delle prevaricazioni e dei pericoli legali e sociali. Ovviamente con il cyberbullismo si apre anche tutta una discussione, una tematica che è quella proprio più della prevaricazione magari dell'adulto nei confronti, no, del ragazzo. Questo ovviamente è stato toccato trasversalmente, perché quando noi abbiamo parlato di protezione dei dati, della privacy, del passaggio delle password, dell'attenzione alla condivisione di materiale che potrebbe essere imbarazzante, offensivo, abbiamo sensibilizzato su questo tema. Ovviamente, come dicevo prima, ormai la vita online è proprio, no? Non è più possibile staccare quello che succede online da quello che succede nella vita reale, nel senso che proprio è fondamentale per la propria crescita e per capire chi si è, no? E quindi proprio formare l'identità. Ovviamente sono temi importanti e soprattutto forse Luca Russo è riuscito ad andare più sull'aspetto legale, quindi sul far riflettere i ragazzi a questo, no? Al pericolo magari dell'adescamento, perché è questo di cui, no, lei mi ha parlato con la sua domanda, che è importantissimo. A parte l'adescamento, sì, esempio c'è, sta dilagando questo fenomeno del sexting, cioè ragazzine e ragazzini che si spogliano, esatto, il video, postano la foto, però non sanno chi c'è dall'altra parte. Non sanno chi c'è dall'altra parte. Certo. Certo. Poi abbiamo questi. No, ma il tema è veramente ampio, vale la pena di affrontarlo. Ci sono dei casi specifici, sì, sì, che la Polizia delle Comunicazioni sta seguendo anche qui nell'area di Stretto. Vale, sì, sì. Vale la pena di affrontarlo, è stato affrontato trasversalmente. Anche qualche genitore ha visto la foto della figlia, stai facendo. Questo, sì, sì, è stato affrontato trasversalmente e ovviamente ci si è potuti focalizzare con i ragazzi su alcuni aspetti che sono stati utili per le relazioni tra di loro. Questo come focus magari maggiore rispetto ai laboratori di classe, no? Penso che prima ha fatto anche un'altra domanda. Se la preside aveva intercettato durante questo progetto qualche caso che magari è rimasto per questo gelato, quindi qualche ragazzino si sia confidato, abbia Lascio per questo la parola a Roma. Questa è l'età in cui i ragazzi incominciano a socializzare fra di loro. E socializzare vuol dire anche per loro scherzare, giocare. E i casi che sono emersi e che emergono in questa età sono diversi, ma hanno tutta una formula di tipo lo scherzo, non il bullismo, lo scherzo, che qualche volta lo scherzo è pesante e può diventare antipatico e doloroso per chi lo subisce. Casi particolari, la scuola ha presentato più fenomeni di questo genere, cioè, come ripeto, come scherzi, abitudini un po' già avanzate che potevano anche degenerare in bullismo. C'è stato qualche caso, un po', soprattutto un caso che aveva anche altre complicazioni personali, alla quale noi abbiamo, da un punto di vista nostro, d'accordo con la famiglia e d'accordo con la preside, abbiamo offerto la nostra consulenza psicologica. Quindi siete riusciti a insinuarvi in una situazione? Per fare in modo che la cosa non degenerasse ulteriormente, però ripeto, casi particolari di bullismo vero e proprio, ecco, esatto, al di là di un caso o due, e il resto è così, quello che una volta si faceva anche comunemente, gli scherzi fra ragazzi. Nel retro della copertina, della guida, se leggete c'è un motto: lo scherzo è tale quando fa ridere tutti. Se la vittima piange, allora c'è qualcosa che non va nello scherzo. E questo per all'età di questi ragazzi. Adesso io, brevemente,
leggo con voi le pagine, cioè cosa diciamo in questa guida? Noi cerchiamo, lo scopo è di questa guida è di ricordare ai ragazzi molto di quello che hanno ascoltato, far riflettere, e ci aggiungiamo questa volta consigli pratici di come comportarsi di fronte a scherzi o a veri fenomeni di bullismo o di cyberbullismo. Quindi sono esperienze raccolte. È una guida che, se non vado errato, non c'è una cosa simile nella provincia di Macerata e non mi risulta nella regione Marche. È stato un atto di coraggio fatto da noi, raccogliendo esperienze dell'Alta Italia, altre cose, consigli, per cui è un primo tentativo di dare qualcosa in mano ai ragazzi per riflettere e di dare in mano ai genitori anche loro per riflettere, perché oggi la preoccupazione principale dei genitori non è quello di dire stai attento a come usi, ma il problema principale dei genitori è regalare lo strumento. Se pensiamo che fra tutti i nostri 300 ragazzi uno, se dico giusto, non aveva il telefonino, uno, consapevolmente, perché diceva no, non l'abbiamo voluto, d'accordo con i genitori, cioè, si vede che era una famiglia particolare, tutti in seconda e terza media, tutti col telefonino in mano, e non certamente, ecco, e non certamente quello che il padre aveva scartato, ma l'ultimo e il più moderno ce l'aveva il figlio. Quindi senza pensare ai rischi che può comportare nell'uso di questa cosa. Allora, la prima parte di questo fascicolo si ferma a dire che cos'è il bullismo con molta chiarezza e che cos'è il cyberbullismo, precisando proprio che il cyberbullismo è una complicazione del bullismo, perché si avvale di strumenti elettronici che sono molto più pericolosi della voce e del ragazzo, perché mentre il bullismo lo vedi, lo senti, il cyberbullismo e lavora in occulto e filtra per immagini che tu non riesci neanche a saperlo. Quindi abbiamo fatto poi una differenza, una tabella di differenze fra bullismo e cyberbullismo, proprio per dire, e poi abbiamo voluto sintetizzare le linee guida per ragazzi. Sono due paginette per i ragazzi, suggerimenti in genere, e poi abbiamo aggiunto sul bullismo, e abbiamo aggiunto in caso di cyberbullismo quali sono i comportamenti da tenere per fare in modo da non diventare bulli o di essere perseguitati da bulli. Ecco, questa è la prima parte. La seconda parte è la guida per genitori. Qui abbiamo voluto soffermarci su una cosa sulla quale torniamo più spesso. Oggi la preoccupazione di molti genitori, di noi che viviamo in questa società moderna, non è quella di cercare di far crescere i figli in modo di avere una propria identità, un proprio carattere, una propria fisionomia psicologica, un comportamento ragionato, controllato, ma il problema è, la preoccupazione principale dei genitori è dare, avere, non essere, dare molto, donare molto, senza preoccuparsi dell'essere. E c'è una prevalenza oggi, preoccupazione dei genitori, non tanto a trasmettere indicazioni di valori, di comportamenti,
ma di avere cose e comportarsi per apparire di fronte alla gente. Quindi l'apparenza, l'immagine esterna, oggi per un genitore conta molto di più che aiutare un figlio a mantenere le tradizioni, i comportamenti, i valori. E questo tradisce un po' tutta la serie dei valori tradizionali che noi abbiamo avuto in passato, perché mette in crisi tutti i comportamenti dei ragazzi, perché oggi l'importante è apparire, l'importante è essere esteticamente presentabili, esteticamente dotati, esteticamente presentabili e così via di seguito. E in mezzo ai ragazzi, purtroppo, chi non, per tanti motivi, non riesce ad avere questa immagine esterna brillante è oggetto di bullismo o di persecuzione. Ecco, quindi ci fermiamo a dare alcuni consigli ai genitori, proprio per dire: state attenti, sia in genere sia in caso di figli soggetti a bullismo, perché bisogna scendere nei particolari, perché in caso di scendere a bullismo bisogna prendere provvedimenti per interrompere la catena precocemente. Questa è la parte centrale. Poi l'ultima parte, qui ci sono poi alcuni indirizzi a come rivolgersi. Poi c'è una parte finale che, se volete, l'accenno semplicemente, perché è venuta fuori prima. Noi diciamo che per, è sul capitoletto verso il futuro, noi alla fine di questo progetto ci siamo fermati a riflettere che occorre continuare a intervenire in questa linea sia sui ragazzi sia sui genitori, perché per poter riscoprire insieme ai genitori i tempi, i modi, le modalità per far crescere i ragazzi nella ricerca della propria identità e nella ricerca del proprio valore, della propria tradizione, dei comportamenti, perché se non il genitore non viene sollecitato a recuperare questi valori, si lascia prendere dall'onda del benessere. L'importante è apparire, l'importante è avere, e quindi crolla il mondo. Allora diciamo con chiarezza che come associazione noi siamo disponibili, anzi è il nostro compito, il nostro obiettivo, di continuare a fare un'assistenza psicologica ed educativa per questi ragazzi, continuando attività di consulenza psicologica ed educativa ai giovani e ai genitori, individuale o di coppia. Poi è dare anche delle collaborazioni alle scuole per poter continuare a fare questi tipi di iniziative e questi tipi di progetti. E un altro scopo è quello di fare corsi per genitori finalizzati alla loro formazione educativa, soprattutto a questa età in cui il genitore è più sprovveduto di altri. Ecco, questa è un po' la panoramica di questo libretto, di questa guida, e con questa cosa finale che ci richiama la nostra intenzione di continuare e di allargare la cosa e di approfondire, sia a livello di consulenza individuale o di coppia, sia a livello di corsi per famiglie, sia a livello di iniziative a favore della scuola. Qual è stata la risposta delle famiglie, dei genitori? Abbiamo avuto degli incontri, penso. Un incontro conclusivo, non c'è stato. Non proprio che c'è stato. Allora, questo dipende un po' dalla lezione, no?
Ci sono genitori assolutamente molto solleciti per quanto riguarda i loro figli in genere. Sono genitori che solitamente ce li ritroviamo davanti in tutte le occasioni di incontro scuola-famiglia, ecco, molto presenti per quanto riguarda gli esiti scolastici, le problematiche, i progetti che si vogliono realizzare. E certamente c'è stata una buona partecipazione a questo incontro che si è fatto con i genitori, ma si sperava di raccogliere un numero maggiore di presenze fra i genitori, questo sì. E probabilmente andando avanti con progetto di questo tipo ci sono buone possibilità di un maggiore coinvolgimento delle famiglie, ecco. E questa collaborazione scuola, famiglia, territorio, diciamo che è un po' anche una novità, no? Prima si lavorava per compartimenti stagni, cioè tu ti occupi di questa cosa, io mi occupo di quest'altra, l'ente locale, un'altra ancora. E fare rete, quella buona, è un po' una novità per la nostra società. È un fattore, diciamo, culturale, ecco, una cultura che comunque sta cambiando perché le necessità, le esigenze, le situazioni sono diverse. Bisogna lasciare il tempo alle persone che prendano atto e siano consapevoli che per avere risultati in una società così complessa come la nostra bisogna un po' fare un percorso insieme, altrimenti i rischi di fallimento aumentano notevolmente, ecco. È che si è persa la bussola ultimamente, non un po' in genere, per cui... E c'è questa deresponsabilizzazione dilagante ovunque, ecco, nella società in genere. Questo lo si vede anche nelle piccole cose quotidiane, no? Quando si dice questo mi compete, quello non mi compete, non lo faccio, non mi viene riconosciuto, e che chi può deve fare. Il concetto è questo, perché fare dà poi grandi gratificazioni, non nell'immediatezza ma sicuramente in un prossimo futuro. E poi quando si fa qualcosa per le generazioni più giovani significa volere bene agli altri ma anche volere bene a se stessi, ecco, perché sono loro che poi in fondo forse si prenderanno cura di noi in futuro. Però la gratificazione è... No, io ci spero tanto, perché sono stata in questo tempo molto a contatto con ragazzini piccoli, no? A contatto non soltanto in ambito scolastico, ma anche le uscite che abbiamo fatto, le visite, i viaggi di istruzione, queste cose, e tirano fuori delle risorse veramente inaspettate, solo che devono essere coltivate in un certo modo, e chi li aiuta a coltivare quello che già loro possiedono sono gli adulti. Quindi forse qualche domandina ce la dovremmo fare anche noi. Ma lei controlla i profili social dei suoi alunni, non dici mai in falso? Allora, dunque, io ho un grande rispetto del mezzo tecnologico, di Facebook ne faccio volentieri a meno, ho dovuto creare una pagina mia Facebook, ma prendo parte soltanto a gruppi chiusi e per motivi lavorativi. No, non sono molto curiosa degli altri e vorrei che gli altri non fossero curiosi di me. Cioè, perché la riservatezza è... Sì, dirigenti scolastici o gruppi chiusi familiari, ecco. Ma se il gruppo dei dirigenti scolastici ce la dico, nel senso che siamo tanto pericolosi, non penso. No, è una violazione proprio della riservatezza l'uso improprio che si fa dei social, e le persone non riescono a capire là dove si devono fermare, i limiti sono quelli, andare oltre, ma perché tutti devono sapere tutto di tutti? Cioè, che senso ha? Bene, ci sono... Ti volevo chiedere invece il pensiero del turismo, a parte l'attività di prevenzione, no, che avete fatto
avete registrato episodi per i ragazzi, insomma, porto le grandi di serio bullismo oppure niente? Non mi sembra. Io poi devo dire qualcosa riguardo. È una, diciamo, una considerazione. Però essendo stati tempestivamente individuati si sono fermati. Ora, gli interventi che si fanno a carattere educativo non hanno un intento sanzionatorio, non significano punizione. Quello che si tende a fare è educare una persona in crescita. Se io educo una persona in crescita, devo sicuramente cercare di farla andare sulla strada, quella buona, no? Non fargli scegliere vie pericolose, secondarie, così. Ma non devo neanche inibire questa persona. Quindi bisogna farla riflettere, parlarci e cercare di convincerlo, perché punire, sanzionare non è che abbia grande effetto. E del resto, la prima cosa che bisogna fare quando si ha a che fare con i ragazzini è conquistare la loro fiducia. Loro si devono fidare di te, devono sapere che tu sei la persona a cui si possono rivolgere, e in questo senso, diciamo, i psicologi sanno come affrontare la cosa. E quello che i ragazzini raccontano lo raccontano soltanto all'esperto, ok? Quindi devono capire anche questo carattere di riservatezza che c'è su tutto quanto. E poi un'altra cosa, gli insegnanti non è che fanno solo didattica, sbaglierebbero quelli che pensano di andare in classe e considerare i propri alunni come dei contenitori da riempire con informazioni, perché tanto queste informazioni gli vengono da altrove. Quello che gli insegnanti fanno è solo questo: organizzare le informazioni, conoscenze dei ragazzi, cercare di aggiustare un po' il tiro, però la parte più importante è anche osservare quelle che sono le dinamiche relazionali in classe e fra gli alunni in genere. Cioè, l'occhio attento dell'insegnante va sul comportamento dei ragazzi. Se individuano qualcosa di insolito, sono loro i primi ad intervenire, no? Perché alla base di tutto c'è la relazione. Se la relazione non è positiva, docente, alunni, alunni fra di loro, eccetera, e personale scolastico, noi tutti che lavoriamo nella scuola, è un lavoro che non ha senso. Cioè, non si va a scuola per imparare, a scuola si va per imparare a vivere in comunità, in mezzo agli altri. Questa è la prima cosa, io lo dico sempre agli insegnanti. E poi organizzare le informazioni, le conoscenze, dargli di più, dargli altro. Non è una cosa tanto semplice, è abbastanza complessa. E poi per perseguire bene gli obiettivi che ci si propone bisogna essere convinti di quello che si fa. Un adulto poco convinto, insicuro, cioè genererà dubbi, incertezze, perplessità anche nei propri alunni. Noi dobbiamo sapere quello che facciamo, e penso che il personale docente della scuola di Porto Recanati sia assolutamente convinto di questa cosa qua, perché ci sono occasioni collegiali in cui di queste cose si parla, cioè una riflessione anche su noi stessi, sul nostro operato. Quindi è una situazione sicuramente complessa quella della scuola di Porto Recanati, ma tanto monitorata in tutti i sensi. Bene. Quello che abbiamo notato, che ho detto prima, è ragazzi che con scherzi pesanti li abbiamo notati. Se vogliamo parlare
l'aiuto dei trattori è riuscito a fermare. Gli altri invece nel barca, perché veramente dell'esperto Luca li ha talmente congelati in certi momenti, presentandogli le responsabilità di fronte alla legge, anche se minori. E per i genitori, dicendo ai genitori, un esempio molto semplice. Siamo andati oltre, lavorando sempre su questo tipo di discorso, cercando di portarlo ad altri, quindi ad altri ragazzi che fino ad oggi non hanno avuto, ad altri genitori o a chi non ha partecipato, perché teniamo a questo tipo di discorso, ma non noi, penso che tutti dovremmo tenere a questo tipo di discorso. Vi ringrazio per la presenza, scusate per il mancato avviso in termini, cioè all'ultimo momento io ho detto ma dopo ce n'è un'altra di conferenza stampa, dice come, non c'è detto niente, quindi una cosa così, e vabbè, prossima volta ci organizzeremo per tempo magari. Grazie e alla prossima volta. Grazie a tutti gli intervenuti che mi sembra che sono stati eccezionali. Grazie a voi.